Buonasera a tutti i telespettatori di Well TV e ben ritrovati qui per la Via del Benessere. L'ospite di questa sera lo conosciamo già perché è stato qui a trovarci un mese fa per parlarci di Ayurveda. E siccome ci sono arrivate diverse richieste di approfondire alcune tematiche, abbiamo pensato bene di tornare a invitarlo. Lui ha accettato, per cui noi gliene siamo molto grati e siamo molto felici di riaverlo qui. Vi do il benvenuto al dottor Paolo Scartezzini. Dottore, buonasera e ben Buonasera, buonasera a ritrovato. lei, grazie. Grazie a lei, insomma, di essere qui. Ricordo che il dottor Paolo Scartezzini si occupa di Ayurveda dal 1990, è docente di farmacologia ayurvedica. Autodiagnosi del polso, alimentazione tra l'Italia e l'India. Dottore, nel precedente incontro ci siamo lasciati parlando un po' di alimentazione. Come è vista l'alimentazione in Ayurveda? Allora, innanzitutto prende in considerazione i primi due attori principali, ovvero colui che mangia ed il cibo. E tra questi due attori principali vi sono anche altri personaggi, come per esempio il modo di cucinare il cibo, i tempi di assunzione del cibo, la postura, come mangiamo, la stagionalità, tutta una serie di strategie che servono per far sì che il cibo possa essere digerito nel migliore dei modi. Per cui quando noi pensiamo ad un cibo non è particolarmente benefico solo e esclusivamente di per sé, ma legato proprio a colui che lo mangia, e al momento in cui lo mangia e come lo cucina. Banalmente, quindi, se noi pensiamo ad un cereale, il cereale se lo cuciniamo in un modo ottimale, in modo che sia particolarmente facile da masticare, unito magari con particolari tipi di grassi che possono essere o l'olio d'oliva per la nostra zona, oppure il burro chiarificato, arricchito anche con spezie. In modo tale che porti sapore, porti una certa piacevolezza, ecco che quel cereale comincia a cambiare un po' le sue proprietà. Lo stesso per le verdure, per i legumi, per qualsiasi cosa che poi andremo ad assumere. Quindi è una scienza particolarmente articolata e si basa su dei principi anche particolarmente semplici, nel senso che è curioso anche che l'essere umano sia l'unico che in qualche modo fa dei corsi per imparare a mangiare, no? Nessuna creatura fa questo. Però l'Ayurveda ci può dare delle indicazioni per entrare in sintonia con il cibo in modo più naturale, più equilibrato, in modo più spontaneo, quindi assaporando il cibo, sentendone il sapore e quindi non focalizzando l'attenzione su quello che è il contenuto in principi attivi funzionali che di per sé non siamo in grado di percepire attraverso il gusto, nel senso che noi non abbiamo una KPLC, una gas massa, un NMR, cioè un apparecchio che in qualche modo è in grado di analizzare il cibo, ma noi entriamo in relazione con il cibo attraverso proprio la percezione dei sapori. Questi sapori sono fondamentali per quando noi cerchiamo di introdurli tutti quelli principali, ecco che riusciamo ad avere un pasto equilibrato e quindi non ci alziamo da tavola con quella sensazione di, come dire, mi manca qualcosa, no? Ho bisogno di qualcosa di buono. Quel qualcosa di buono è essenzialmente un sapore, è poi alla fine un nutriente, ma se noi lavoriamo sui sapori, ecco che riusciamo a decodificare proprio tutto quello che ci circonda e quindi riuscire a integrare un'alimentazione nel modo migliore. Ma quindi, mi scusi, semplificando un attimino un concetto che mi è passato mentre lei parlava, era, cioè, se all'interno di ogni pasto ci sono un po' tutti i sapori, ripeto, e può essere che poi non ci alziamo con quella sensazione che ci manchi qualcosa, cioè Esattamente. quella sensazione svanisce nel momento che noi mettiamo, tutti i sapori all'interno di un pasto. Esattamente, esattamente. Quindi l'Ayurveda decodifica tutta una serie di sapori, il dolce, l'acido, il salato, il piccante, l'amaro, l'astringente. Magari tutti questi sapori sono comuni un po' a tutti, l'astringente è un po' particolare perché noi non siamo un po' avvezzi, no, al sapore astringente. Il sapore astringente è dato soprattutto dai legumi, quindi
Quindi una piccola quantità di legumi presi e consumati regolarmente, in base anche alla tipologia della persona, alla tipologia di intestino, certo, è ovvio che non bisogna sempre valutare sempre l'alimentazione in base alla persona che la assume. Quindi se la persona assume questo sapore astringente, il sapore che asciuga è un sapore quindi che rallenta la crescita, mentre il sapore dolce è un sapore che aumenta la crescita, quindi diciamo questi due cominciano a bilanciarsi un po'. Quindi il fatto di assumere tutti i sapori fa sì che noi riusciamo in qualche modo ad assumere tutti gli elementi essenziali dell'alimentazione, quindi le vitamine, sali minerali, proteine, grassi, eccetera. Però in questo modo decodifichiamo quindi il cibo in modo da ottenere tutti questi elementi senza necessariamente dover avere un libro che mi dice che la carne contiene le proteine, che i cereali contengono degli zuccheri, degli amidi e avanti così. Quindi è un modo proprio di semplificare l'approccio verso il cibo, non dimenticando ovviamente il sapore che un cibo deve avere, perché il sapore è un elemento fondamentale, cioè uno deve provare piacere. Non so se ricorda nel cartone animato Ratatouille, per esempio, a un certo punto c'è questo degustatore che assaggia il cibo e immediatamente ritorna un po' al passato, ritorna quando era bambino e si ricorda del cibo di sua madre. E, ecco, noi dovremmo ogni volta che mangiamo avere questo richiamo proprio a un senso di benessere, non necessariamente la madre, ma un senso di benessere nel cibo, per cui tutte le volte che mangiamo proprio provare un senso di piacevolezza completo, da tutti i punti di vista, quindi dal tatto, il gusto, l'olfatto, la vista, il rumore anche, nel senso, e le consistenze, quindi cioè, il fatto di mangiare un cibo morbido, un cibo croccante, un cibo caldo, un cibo un po' meno caldo, quindi tutto questo rientra proprio in una sorta di orchestrazione, quindi diciamo che dovrebbe essere proprio una sinfonia di percezioni sensoriali nel momento in cui noi mangiamo. Ecco che in questo modo poi la digestione aumenta, noi riusciamo a digerire tutto, quindi alla fine mangiamo meno, ma siamo più soddisfatti. Dottore, è più corretto dire che noi siamo ciò che mangiamo o ciò che digeriamo? Allora, diciamo che è importante ciò che mangiamo, ma è fondamentale anche come lo digeriamo. Per esempio, se il cibo deve dare energia e nutrimento, ecco, in questa immagine per esempio vediamo quello che è classicamente il processo digestivo visto in Ayurveda. Noi assumiamo del cibo, qualsiasi tipo di cibo, in base alla provenienza geografica dell'individuo, lo digeriamo attraverso questo fuoco digestivo che l'Ayurveda lo definisce Agni, che poi diventerà il nostro Ignis in latino, e va a produrre un primo tessuto chiamato Rasa. Questo rasa ha a che fare proprio con il concetto di nutrire. Questo tessuto poi, che è la parte liquida del sangue, andrà a nutrire tutti gli altri tessuti. Ebbene, se il fuoco digestivo funziona bene, allora avremo anche la produzione di un prodotto di scarto chiamato mala e quindi tutto funziona nel migliore dei modi. Nel momento in cui invece la capacità digestiva si abbassa, ecco che il cibo invece di dare nutrimento comincia a dare quella sensazione tipo di affaticamento, quindi uno dopo mangiato invece di avere energia e nutrimento invece si sente affaticato, si sente indebolito e qui la necessità per esempio di bere il caffè. E sin dai tempi dei Romani c'era l'approvvigionamento di spezie che servivano proprio per attivare questa capacità digestiva, non a caso se lei va in un ristorante la prima cosa che troverà sul tavolo del ristorante è proprio il pepe nero e quindi proprio è un qualcosa di estremamente antico questo approvvigionamento di spezie dall'Oriente. Qua per esempio ne vedete di meravigliose, quindi le spezie oltre a dare sapore al cibo danno anche un certo tipo di colore, quindi danno proprio un senso di allegria a quello che noi andremo a mangiare. Per cui quando noi parliamo di digestione dobbiamo parlare proprio del modo in cui riusciamo a digerire il cibo, trasformarlo, metabolizzarlo, quindi tutto ciò che noi mangiamo deve poi trasformarsi in tessuti, questi tessuti che poi danno soddisfazione alla nostra fisiologia, al nostro benessere. Se questa soddisfazione non c'è, ecco che dopo mangiato noi non abbiamo questo senso di benessere, questo senso di soddisfazione e quindi andiamo sempre alla ricerca di un qualcosa che generalmente è sempre legato a un qualcosa di dolce
o in limitata misura il salato, però soprattutto il dolce. Quindi il fuoco digestivo, questo Agni, in Ayurveda è definito proprio essere l'elemento fondamentale. Se quello funziona bene, funziona tutto. Benissimo. Abbiamo letto in un recente congresso di gastroenterologia i relatori hanno parlato dei recettori del gusto che appunto prima lei nominava, presenti però anche nell'intestino. Cosa ne pensa e come sono considerati appunto i sapori in Ayurveda che prima... Questo è particolarmente interessante perché il nostro corpo è pieno di recettori dei sapori, li troviamo in varie aree del nostro corpo, anche la nostra pelle per esempio presenta addirittura dei recettori per gli odori, quindi abbiamo non so recettori per i sapori, recettori per gli odori, quindi siamo un corpo veramente che riceve un sacco di informazioni dall'esterno. Ebbene, la particolarità dell'Ayurveda è che ha definito proprio non solo il fatto che un cibo ha un tot numero di sapori, li ha definiti praticamente un'infinità di sapori, però sei fondamentali, sei essenziali, no? Quindi, essendo una scienza che nasce da un processo proprio di sintesi, ha portato tutto quello che è la presenza di tanti sapori, che sono veramente infiniti, a sei sapori fondamentali. E questi sei sapori fondamentali vengono digeriti, trasformati e la Ayurveda definisce proprio con un termine chiamato Vipaka, l'effetto post-digestivo, il risultato della digestione del cibo in altri sapori più, diciamo, li riduce a tre sapori fondamentali. E questi sapori fondamentali poi avranno un effetto anche loro sulla nostra fisiologia. Quindi è interessante questo aspetto perché noi abbiamo imparato a definire il cibo in base agli ingredienti, però dobbiamo anche pensare che quando il cibo viene digerito, non viene digerito solo da noi, ma viene digerito anche dalla cosiddetta flora batterica intestinale e da anche altri microrganismi, probabilmente, che interagiscono con noi, interagiscono con il cibo e quindi diventiamo una sorta di ambiente piuttosto complesso, in cui quello che mangio non è esclusivamente appannaggio del mio corpo, delle mie cellule, ma appannaggio anche degli organismi che vivono dentro di noi. Pensate che addirittura il latte materno presenta proprio delle fibre, degli zuccheri che servono proprio per nutrire la flora batterica intestinale, o microbioma, microbiota come viene definito al giorno d'oggi, e quindi questa visione dei sapori dell'Ayurveda si sposa benissimo con quelli che sono i risultati della ricerca scientifica più avanzata di questi ultimi anni. Recentemente sui giornali, a seguito delle notizie sul coronavirus, ho letto che in India esiste il Ministero Governativo dell'Ayurveda, quindi è una situazione ben strutturata in India e apprezzata dai governanti. Che consigli può darci in merito a questa situazione di emergenza del coronavirus? Beh, innanzitutto in India uno ha la libertà di poter scegliere che tipo di approccio terapeutico voglia utilizzare, per cui o decide di andare verso quello che è la cosiddetta medicina allopatica, oppure come potremmo definirla, proprio la loro medicina tradizionale, anche se poi il termine medicina tradizionale indiana non è proprio perfetto, però diciamo la loro medicina tradizionale. Quindi loro hanno la possibilità di poter fare queste scelte ed è interessante perché, per esempio, nella cultura indiana dire arrivederci a un medico è visto proprio quasi come anche no, nel senso, dato che dal medico si va quando si è malati, no? Quindi si spera di non tornare mai dal medico. Invece il Vaidya, che è diciamo il medico ayurvedico, ci si va soprattutto quando si è sani. Per cui al medico ayurvedico invece dicono volentieri arrivederci, perché non vedono l'ora di tornare o perlomeno di rivederlo, perché il Vaidya ha soprattutto il compito di nutrire la salute. Quindi è un po' come il termine prevenzione, no? La nostra non è proprio prettamente prevenzione, è più una sorta di diagnostica molto precoce. Prevenire significa mantenere uno stato di salute, quindi nella loro visione loro che cosa fanno? La salute è qualcosa che va coltivato, che va mantenuto, che va preservato, e quindi
Quando dobbiamo fare questo? Beh, bene, tutti i giorni, perché diciamo la natura è diciamo, una madre benevola, però ci ha messo nelle condizioni di dover combattere sempre contro degli avversari, che siano i virus, che siano i batteri, che siano altri microrganismi, altri parassiti. Per cui quando dobbiamo combattere con questi microrganismi? Beh, sempre, cioè tutti i giorni. Tutti i giorni, quindi noi dobbiamo preservare e mantenere alte le nostre difese e quindi intervenire in qualsiasi momento. Quindi il nostro esercito, il nostro sistema immunitario deve essere in grado di fronteggiare qualsiasi situazione nel miglior modo possibile. Quindi la salute è qualcosa che va conservato, mantenuto, preservato, quindi non intervenire solo in una fase, diciamo, estrema come può essere in questo momento. Quindi ogni Stato poi decide di intervenire nel migliore dei modi, però certo che da parte nostra dovrebbe esserci proprio una spinta verso considerare la salute qualcosa di estremamente importante. Ecco, questa che vedete per esempio è una pianta che loro utilizzano molto, si chiama Sverzia chirata, è una pianta amarissima e come tutte le piante amare sono particolarmente interessanti per le loro attività antibatteriche ed antivirali. Il fatto di trovarla fortunatamente anche in alcuni integratori alimentari presenti sul mercato ci aiuta a mantenere, diciamo, il sapore amaro serve proprio per mantenere aperti i canali. I canali dal punto di vista ayurvedico sono fondamentali, la loro pervietà è fondamentale proprio per far sì che il sistema immunitario possa diffondere nella fisiologia e intervenire in modo adeguato. Dottore, è vero che le medicine ayurvediche contengono molti ingredienti che nutrono i vari batteri della flora intestinale? Sì, questo è un aspetto che abbiamo nel senso il mondo scientifico ha analizzato proprio in questi ultimi pochi anni, si parla proprio di 4-5 anni. E ecco, questa nell'immagine che vedete qua, per esempio, è un esempio di una struttura molecolare, si chiama acido ellagico, è un composto tannico, un composto che allappa la bocca. Ebbene, noi quando lo assumiamo con per esempio del succo di melograno, oppure mangiando delle noci, oppure mangiando qualsiasi tipo di verdura o pianta officinale, ecco, noi non lo troviamo nel nostro sangue, quindi non lo assorbiamo così com'è, ma viene metabolizzato dal cosiddetto microbiota intestinale e questo poi, in base al tipo di microbiota intestinale che abbiamo, darà poi origine a delle strutture che in questo, adesso qua non entriamo nel dettaglio, però chiamate urolitine, e queste strutture poi a loro volta verranno metabolizzate dai nostri sistemi di trasformazione, gli enzimi di fase 1 e fase 2, per cui ecco, tutto questo avviene grazie al nostro microbiota. Quindi in base al tipo di microbiota che abbiamo, una pianta officinale, un cibo può avere un effetto maggiore o minore a seconda delle nostre condizioni. Ecco perché è così importante mettere in relazione sempre il cibo con colui che mangia e anche nel momento in cui lo mangia, perché il fatto di assumerlo mattina, pomeriggio, sera, in estate o in inverno, in autunno o in primavera, questo cambia sensibilmente. La farmacognosia, la farmacologia è legata molto a questa cronobiologia, per cui piano piano, andando avanti, scopriremo che probabilmente noi, nutrendoci di piante officinali anche in piccole dosi, così come facevano anche in passato i nostri antenati, nutriamo il nostro microbiota intestinale e lo rendiamo molto più biodiversificato. Ecco, questo è un po' il concetto fondamentale, cioè cercare di biodiversificare il più possibile la nostra flora batterica intestinale, perché nel momento in cui abbiamo un ambiente molto biodiversificato è difficile che un parassita possa entrare e poter fare qualche disastro. Mentre in una monocultura, quindi quando noi mangiamo poche cose, sempre le stesse, costantemente, ecco che si rischia di avere un ambiente intestinale a monocultura con pochi ceppi batterici, poco diversificati, ecco che lì appena entra un parassita, che sia un ceppo batterico, un ceppo virale, può creare molte alterazioni e quindi sconvolgere quello che è il principio proprio di equilibrio e di benessere.
A proposito di flora batterica, ho saputo che lei ha contribuito, dopo una grande indagine di ricerca, a rendere disponibile anche in Italia un famoso prodotto unico per la flora batterica, che ha dato importanti risultati scientifici. Sì, è stato un lavoro piuttosto lungo, piuttosto complicato, perché trovare un'azienda che potesse lavorare con alle spalle anche un buono spessore dal punto di vista scientifico ha dato la possibilità di portare appunto in Italia questo preparato. Come Prima vedete, abbiamo visto il abbiamo visto il preparato, preparato, adesso giusto? qui è una pubblicazione molto interessante, perché Che la loro dice? ipotesi era che modificando il microbiota intestinale si potesse modificare proprio la condizione infiammatoria, soprattutto nei pazienti con tumori intestinali. Quindi diciamo soprattutto è un lavoro soprattutto di tipo preventivo, noi dobbiamo ragionare proprio da questo punto di vista. Quindi questo semplice preparato, perché alla fine la genialità di chi l'ha creato è proprio la semplicità, però questa semplicità ha fatto sì che i risultati poi siano stati estremamente incoraggianti. Vedete, quasi il 90% dei pazienti ha ottenuto dei miglioramenti, dei cambiamenti significativamente positivi. La struttura del preparato è tale per cui sono riusciti a ottenere una compressa, bassa compressione. Ecco, vedete, in queste immagini, per esempio, si vede che i batteri vengono mantenuti vivi, vitali, ma soprattutto non aberrati, nel senso che non subiscono delle variazioni, non subiscono delle alterazioni per più di 4 anni e mezzo, mantenendo il prodotto ovviamente in condizione ottimale, quindi le classiche condizioni ottimali 15-25 gradi. Ecco, queste compresse quindi creano come delle caverne, delle cavità dove questi ceppi batterici, come vedete, questi bastoncelli che vedete, ecco, sono delle immagini al microscopio elettronico, e vedete, questi batteri rimangono vivi, vitali, pronti per intervenire e creare una condizione ottimale nell'intestino, nel nostro intestino. La compressa ha la capacità proprio di dissolversi lentamente e in questo modo poter creare un ambiente favorevole per poi far sì che i nostri ceppi batterici antinfiammatori possano prendere il sopravvento e quindi ridurre questa condizione infiammatoria che è caratteristica e tipica proprio di quasi tutte le patologie. Tant'è che addirittura il primo che ha scoperto questo aspetto, ovvero che preservare una condizione intestinale ottimale è un pilastro fondamentale della giovinezza, del preservare quindi la giovinezza, quindi del prolungare la vita, è stato proprio un premio Nobel, un certo Mechnikov, Ilya Mechnikov, nel 1908, che andando a studiare i centenari bulgari si era accorto che loro consumando yogurt fresco, cioè preparato la sera e consumato poi il giorno dopo, e questo yogurt aveva la capacità di impedire la putrefazione intestinale. E lì è nata la Danone, per esempio, quindi è da lì che è nato poi tutto un po' quello che è il portare lo yogurt a tutta l'Europa in pratica. Ebbene, quindi già da questa osservazione lui aveva individuato il fatto che questi centenari, persone che a 100, 105, 110 anni, quindi persone centenari nel vero senso della parola, riuscivano a sopravvivere probabilmente grazie a una eubiosi ottimale del nostro intestino. Quindi lui si era accorto che la digestione era proprio un elemento fondamentale per la vita. Quindi ha pavimentato la strada che stiamo conducendo oggi, ma che in realtà anche i nostri antenati si erano accorti, perché poi alla fine tutte le culture si erano accorte che beata ignoranza se stai bene di corpo, di mente, di panza, no? Si dice È proprio. vero, è vero. Per cui se il nostro intestino funziona bene, tutto funziona bene, tant'è che addirittura nel nostro modo di parlare, no? Quando si manda qualcuno a quel paese, diciamo un po' più in basso di quel paese, in sanscrito, per esempio, capire vuol dire, si dice avagam, che vuol dire andare verso il basso. Quindi l'intestino è intimamente connesso alla nostra mente, intimamente connesso al nostro modo di pensare. Quindi si parla di due cervelli, no? Primo e secondo cervello. Ma dobbiamo pensare anche all'intelligenza che
che è portata dai microrganismi che sono dentro di noi. Quindi sono praticamente tre cervelli che funzionano contemporaneamente. Se noi riusciamo a mantenere un'eubiosi e una grande biodiversità in questi ambienti, ecco che riusciamo a mantenere un ottimo equilibrio della salute. Anche perché, se non ricordo male, si dice che in Ayurveda tutte le malattie partono dall'intestino, secondo la cultura diciamo che ayurvedica. Partono da quel concetto di Agni, nel senso che Agni permette la durata della vita, la buona carnagione, la buona voce, la forza, il sistema immunitario. Tutto questo dipende dalla capacità digestiva, e la capacità digestiva ovviamente coinvolge la bocca, ovviamente, lo stomaco, l'intestino, diciamo la parte più delicata, dove noi assorbiamo, metabolizziamo, trasformiamo, ma non dimentichiamoci proprio anche il fatto di masticare molto bene il cibo. Questo porta anche una sorta di azione di si disinfetta il cibo, abbiamo degli enzimi che si occupano proprio di questo, disinfettare il cibo dalla bocca allo stomaco fino all'intestino. Quindi dovremmo cercare di masticare molto bene, non cercare di inghiottire, per cui obiettivamente sì, dal punto di vista ayurvedico l'intestino è un elemento fondamentale per la digestione. I medicinali ayurvedici rispetto ad altre medicine naturali, perché si dovrebbero preferire? Beh, è premesso che qualsiasi forma naturale, se ben studiata, se ben applicata, dà degli ottimi risultati. L'Ayurveda ha in sé una chiave di lettura particolarmente interessante, perché gli permette di utilizzare qualsiasi pianta che noi scopriamo e utilizzarla proprio nel migliore dei modi, nel senso che ogni pianta presenta un certo numero di effetti positivi e un certo numero di effetti negativi, per cui l'Ayurveda presenta proprio la chiave per decodificare proprio questo linguaggio della natura. Questa chiave loro l'hanno decodificata in modo proprio portata all'osso, quindi loro dicono per esempio che una pianta ha un effetto su questi tre dosha, Vata, Pitta, Kapha, e quindi quando una pianta ha un effetto su uno, su due o su tre dosha, ovviamente l'effetto sarà molto diverso a seconda della persona che poi andrà ad assumere questa preparazione. Loro hanno poi una sorta di competenza proprio molto profonda sul modo in cui vanno combinate. Le faccio un esempio. Sì. Idrogeno e ossigeno, per esempio, sono due elementi che non bagnano. Metterli insieme invece creano l'acqua, e quindi l'H2O e bagna. Per cui quando noi combiniamo due cibi, due alimenti, due piante, vi sono delle qualità che emergono, proprio delle qualità emergenti. Per cui quando loro combinano delle piante, le combinano per creare una sorta di orchestra, di melodia di fondo, per cui esiste sì uno strumento fondamentale, che sia il violino, il pianoforte o il violoncello, però esiste anche tutto quello che li sta attorno. E questo purtroppo in alcune tradizioni è andato un po' perso, però se andiamo in profondità, andiamo un po' indietro nel tempo, invece troviamo queste attenzioni, per cui certo, sì, io mi occupo di Ayurveda, quindi in realtà posso definire molto bene come loro lo combinano queste piante, però ovviamente tutte le tradizioni sono da utilizzare. Assolutamente, tenendo conto che comunque l'Ayurveda, giustamente come dice lei, è anche comunque una scienza di vita molto molto antica. Probabilmente le altre medicine naturali avranno preso un po' dall'Ayurveda, quindi mi viene da pensare che l'Ayurveda in realtà è la madre di tutte le altre medicine naturali. Ma in realtà potrebbe essere. In realtà no, direi proprio di un no. Un no perché? Perché comunque spontaneamente esiste una matrice per tutte le culture, e quindi spontaneamente tutte le culture, quando qualcosa è vero, lo preservano, lo mantengono.
Gli indiani sono un popolo estremamente conservatore, quindi loro hanno preservato e mantenuto molto di più di altri popoli. Però se andiamo ad analizzare, per esempio, anche i miti, l'immaginario, troviamo che non sono proprio uguali, ma troviamo una matrice di fondo, di base, per cui l'Ayurveda ha semplicemente preservato e mantenuto in modo molto rigoroso questo processo proprio di analisi della realtà. Ma questa analisi della realtà lo troviamo poi in tutte le tradizioni. Quindi dire che l'Ayurveda è l'origine o dire che un'altra medicina è l'origine, anche dal punto di vista storico, è molto complicato, quindi bisogna fare molta attenzione a dire che il problema, diciamo che quella scoperta è nata lì. Diciamo che è più una mediazione, un link tra varie culture, per cui in India, per esempio, utilizzano molte piante che non sono tipiche dell'India, ma che ormai sono diventate parte integrante dell'India, come per esempio da noi il pomodoro. Se noi pensiamo che l'esempio di cibo italiano sono gli spaghetti al pomodoro, in realtà dovremmo dire che sarebbe più opportuno dire che è la pasta col formaggio e il burro, che è molto più antica, no? Che rappresenta un po', diciamo, l'Italia o in qualche modo l'Europa. Per cui l'origine è sempre un po' complicata, quindi storicamente è sempre molto difficile definirla in modo molto preciso. Però sicuramente troviamo i concetti della Ayurveda, li troviamo ovunque. È possibile, secondo lei, dottore, che l'Ayurveda riesca a rallentare il processo di invecchiamento? Ah, questo è l'aspetto che mi ha affascinato da quando ho incontrato l'Ayurveda quasi 30 anni fa. La cosa che mi ha affascinato di più è proprio la presenza di una branca specifica dell'Ayurveda chiamata proprio Rasayana, che focalizza proprio l'attenzione sul promuovere la longevità. Allora, innanzitutto bisogna definire questo termine, Rasayana, perché molto spesso lo si vede tradotto come ringiovanenti. In realtà il Rasayana, dalla parola proprio, da come è costituito, Rasa fa riferimento proprio a quel plasma che abbiamo visto prima, la parte liquida del sangue, il primo prodotto della digestione. Ayana invece è un termine che fa riferimento proprio all'andata, al movimento. Quindi il Rasayana è quella disciplina, quella scienza che si occupa della perfusione, della diffusione, della produzione di un buon rasa, di un buon rasa nutriente. Ebbene, questo plasma nutriente in realtà, se ci pensiamo, nel mito, nell'archetipo proprio dell'essere umano, il sangue racchiude in sé proprio qualcosa di estremamente importante, no? Pensiamo, non so, agli antichi guerrieri che bevevano il sangue del proprio avversario, oppure il cacciatore che beveva il sangue dell'animale predato, o al vampiro, per esempio, che per vivere in eterno doveva appunto bere il sangue possibilmente di persone giovani. Ebbene, questo concetto in realtà è stato effettivamente studiato in questi ultimi anni. Dal 2005 in poi sono stati fatti degli studi, e studi che hanno veramente ribaltato un po' il concetto che abbiamo noi di sangue, perché il plasma contiene effettivamente, il plasma di soggetti giovani, contiene proprio delle sostanze che sono in grado di ringiovanire. Quindi se noi mettiamo a contatto dei tessuti vecchi con del plasma giovane, questi tessuti ringiovaniscono. Ma questo è stato verificato anche in modelli sperimentali di laboratorio, e ultimamente si sta sperimentando proprio sull'essere umano. Quindi in condizioni estreme, quindi in condizioni di malattie degenerative incurabili, il transfer di plasma sembra essere proprio lo strumento d'eccellenza. E questo combacia perfettamente con quello che è l'Ayurveda, tranne che ovviamente l'Ayurveda cosa dice? Cerca di sviluppare quel plasma che è dentro di te, ovviamente non prenderlo da fuori, ma far sì che il tuo fuoco digestivo lo produca in continuazione.
Per cui quando abbiamo una buona capacità digestiva, noi siamo in grado di trasformare il cibo in plasma e questo plasma, più la capacità digestiva è forte, più è in grado di nutrire tutti i distretti, creando effettivamente una condizione ottimale per cui l'invecchiamento viene rallentato. È ovvio che non viene rallentato all'infinito, però viene significativamente rallentato. Pensi che per esempio alcuni esperimenti hanno verificato che i moscerini della frutta, nutriti esclusivamente con una di queste famose formulazioni, sono sopravvissuti il 70% in più. È ovvio che se noi dovessimo vivere il 70% in più, provo a immaginare l'INPS quanto potrebbe essere contenta. Quindi forse è il caso Oddio, di anche non. perché in effetti l'Italia è già un paese È longevo, già, dicono che è già un esatto. paese vecchio, se viviamo ancora 70 anni in più Esatto, della quindi media forse non sono sarebbe un tanto po' complicato, contenti. esatto. Per cui è una branca molto affascinante, probabilmente la branca più affascinante e può avere piena dignità proprio in base agli studi e alle ricerche effettuate in questi ultimi anni. Quindi quando negli antichi miti si parla di fontana dell'eterna giovinezza, ebbene, la fontana dell'eterna giovinezza esiste, è dentro di noi e ovviamente come la salute va coltivata, preservata e mantenuta, anche la fontana dell'eterna giovinezza ovviamente va preservata, coltivata e mantenuta costantemente. Non è che io posso dire, vabbè, dai, mi occupo della mia fontana dell'eterna giovinezza solo per tot mesi all'anno, no, questo lo devo fare tutti i giorni, costantemente, continuamente. E tutti i giorni quindi questo mio plasma riuscirà a dare nutrimento e riuscirà a darmi forza per poter sopportare proprio le avversità che purtroppo sono tipiche della vita di tutti i giorni. Quindi ogni creatura alla fine vive la vita di tutti i giorni cercando di vivere pienamente il più possibile pur sapendo che certo i pericoli sono sempre dietro l'angolo. Quindi comunque mi pare di capire che anche in Ayurveda, comunque come, anche se con pensieri diversi, chi studia l'alimentazione, cioè l'alimentazione è alla base di tutto, quindi anche di un'ottima digestione che ci permette poi di rallentare il processo di invecchiamento. Ah, certamente, certamente. Quindi il fatto proprio di nutrirci in modo adeguato, ma soprattutto di digerire in modo adeguato, ci permette proprio di poter vivere molto a lungo. La caratteristica che hanno i centenari è proprio questa capacità di digerire molto bene, di avere un intestino che funziona regolarmente, una defecazione regolare, per cui la capacità digestiva di un individuo è un elemento fondamentale, imprescindibile proprio. Un qualcosa sul quale non possiamo proprio non puntare proprio l'attenzione. Quindi se ci sono dei problemi digestivi, ovviamente uno deve portarci l'attenzione e fare in modo di riuscire a digerire bene, quindi alleggerendo il cibo, combinandolo in modo adeguato e quindi ottenere nel meglio. Cambiando un attimo discorso, ma ovviamente restando in Ayurveda, esistono medicinali ayurvedici afrodisiaci? Parliamo di alimentazione, in effetti, però. Esatto, sì. Allora, in realtà il termine più corretto sarebbe proprio definirli come dei rasayana specifici che servono per promuovere la buona produzione di tessuto riproduttivo. Nella visione ayurvedica, il cibo alla fine si trasforma attraverso tutto il processo digestivo in tessuto riproduttivo, che non rappresenta solo l'ovulo e spermatozoo, ma rappresenta anche altre strutture, e per cui le cosiddette formulazioni Vajikarana, come vengono definite proprio in Ayurveda, sono delle formulazioni che nutrono l'aspetto proprio legato all'aumento della passione, l'aumento della performance, diciamo, però quello in maniera, diciamo, il focus non è quello, ma il focus è proprio produrre un buon tessuto riproduttivo, far sì quindi che una persona sia in grado di avere progenie. E ovviamente per loro il tessuto riproduttivo, per come è la visione dell'Ayurveda, per come è anche proprio la linguistica,
ogni termine è estremamente polisemantico, quindi se noi questo shukra, che viene definito proprio tessuto riproduttivo, lo decodifichiamo in termini un po' più pratici per noi che siamo a contatto con la biologia, con le scienze che ci circondano, ebbene questo tessuto poi alla fine può essere rappresentato dal reticolo endoplasmatico proprio a livello cellulare. Per cui gli afrodisiaci vanno a lavorare a quel livello, impediscono proprio le alterazioni a quel livello, che recentemente proprio abbiamo visto che le alterazioni come l'incapacità di elaborare ed eliminare determinate proteine da parte di queste strutture cellulari porta effettivamente a tutta una serie di disordini cellulari che poi diventano proprio anche delle malattie vere e proprie. E una tra tante piante che viene proprio enfatizzata, quasi idolatrata, è questa Vitagna somnifera, chiamata proprio odore di cavallo, ma ecco, anche in questa, per esempio, è interessante notare che il cavallo in tutte le culture è visto proprio come un elemento con una forte componente solare. Per cui da qui di nuovo questo fuoco, questo sole, da lì di nuovo la capacità di digerire meglio. Quindi la Vitagna somnifera è vista proprio come una pianta solare e questa pianta solare che cosa fa? Attiva la capacità digestiva, rende in grado quindi la fisiologia di poter digerire tutto, trasformare tutto e trasformarlo in che cosa? In tessuti. Però teniamo anche presente che la Ayurveda definisce per cibo qualsiasi cosa proviene dai cinque organi di senso, quindi anche le informazioni devono essere digerite, anche diciamo le informazioni non piacevoli devono essere digerite, visto che stiamo parlando proprio di un periodo un po', come dire, turbolento, no? In cui riceviamo queste informazioni molto minacciose dall'esterno, ebbene queste informazioni devono essere digerite, metabolizzate, trasformate in modo tale che una persona possa reagire in modo coerente e che non preveda solo il concetto di lotto o fuga, ma nel resta e gioca anche. Direi che è molto molto interessante soprattutto anche questa visione del fatto che in Ayurveda vada a vedere proprio tutti i nostri tessuti, quindi il beneficio che, tornando all'alimentazione e poi le varie piante, le varie erbe, possano nutrire e far digerire insomma, il fuoco digestivo in modo che i nostri tessuti ne traggano beneficio. Ma l'Ayurveda viene definita dai profani come la medicina indiana, ma è proprio così? Ecco, qui sta proprio, a mio avviso, l'errore di fondo. I concetti sono talmente universali, le farò anche degli esempi molto pratici, che non può essere considerata esclusivamente la medicina indiana. Diciamo che, come l'altra volta l'avevamo definita, no? La vita Ayus per l'Ayurveda è vista proprio come questa cascata dalla parte più grossolana della realtà fino ad arrivare alla parte più sottile, quindi che è rappresentata dalla coscienza. L'Ayurveda è principalmente può essere definita proprio la medicina della coscienza dell'uomo, non dell'indiano. Quindi la coscienza dell'uomo è di facile, nel senso ognuno ce l'ha, per cui non è la coscienza di qualcun altro, di qualcos'altro. E in questa visione, quindi, tutti i concetti ayurvedici possono essere presi come strumento per capire qualsiasi tipo di ambiente. Per cui, non so, da noi per esempio si dice un famoso detto anche in cucina, si dice gallina vecchia fa buon brodo. Nella loro visione effettivamente anche l'Ayurveda potrebbe dirle che la carne di un animale vecchio che presenta più qualità, diciamo, secche, poco nutrienti e diciamo asciutte, può dare il meglio dal punto di vista nutrizionale se processato attraverso una cottura in acqua, oppure dei cibi particolarmente grassi ed untuosi, magari essere alleggeriti in modo tale da creare un bilanciamento anche nel sapore.
tipo, non so, l'insalata, noi che cosa ci facciamo? L'insalata noi ci aggiungiamo dell'olio, ci aggiungiamo del sale e ci aggiungiamo anche qualcosa di acido per creare un bouquet più, più piacevole. Per cui, ecco, questo è un esempio di quello che si fa in Ayurveda, ma è un esempio di quello che si fa anche da noi. Un cibo molto leggero, un cibo molto secco, noi lo riusciamo ad appesantire, lo riusciamo ad anche renderlo più appetitoso aggiungendoci qualcosa di pesante. Quindi si utilizza proprio un concetto più legato a delle qualità, quindi vi sono tot qualità e i loro opposti, tipo il pesante, il leggero, il caldo, il fresco, l'untuoso, il secco, e quando queste qualità vengono combinate, ecco che riusciamo a creare un'ottima armonia in quello che stiamo utilizzando. Quindi, non so, la pelle secca utilizzo dell'olio, ho praticamente la pelle invece molto untuosa e allora utilizzo delle polveri, delle terre, qualcosa che possa asciugare questa estrema untuosità, bilanciando ovviamente, perché non devo passare né eccessivamente da una parte né eccessivamente dall'altra. E quindi tutti questi concetti sono applicabili ovunque, basti pensare al fatto che, non so, se devo trattare una popolazione che vive in zone dove l'approvvigionamento di cibo è esclusivamente di tipo che proviene dalla caccia, è ovvio che non potrò intervenire con l'inserimento di verdure, cereali o legumi, perché non fanno parte di quella cultura. Ma dall'analisi del cibo che loro assumono si può cercare di favorire e promuovere quello che è il cibo con delle qualità più adatte per determinati momenti della giornata, per determinati momenti della stagione, per determinati momenti della vita. Quindi nell'ultima fase della vita noi abbiamo bisogno di un po' più di nutrimento, qualcosa che ci dia nutrimento, che dia struttura ai tessuti. Quando invece siamo giovani dobbiamo cercare di preservare e mantenere questa giovinezza senza eccedere eccessivamente nell'apporto di nutrimento e di cibo, per cui le strategie che vengono suggerite sono veramente infinite. Le faccio un esempio molto semplice. Per esempio, l'Ayurveda suggerisce di assumere una determinata postura per mangiare. Nel senso, dice che se voi mangiate in piedi, siete come un silos vuoto, no? Quindi vi riempite fino alla fine. È un po' come avere una lavatrice, no? Una lavatrice come si fa? Si mette dentro un po' di bucato, ma però si lascia un po' di spazio vuoto. Se io mangio e bevo da seduto, ecco che questo già mi permette di mangiare in modo un po' più consono, anche perché in piedi sono attento a tante cose, quando sono seduto sono un po' più rilassato, un po' più focalizzato. Se noi mangiamo, diciamo, a gambe incrociate e ci chiniamo un po' in avanti, spontaneamente, con questo tipo di postura, un quarto del nostro stomaco rimane vuoto. Non riusciamo a riempirlo. Per cui, esattamente come si fa una lavatrice, dove si lascia un quarto della lavatrice vuoto per far sì che i tessuti sbattano tra di loro, che l'acqua sciolga il detersivo e che il detersivo possa sciogliere lo sporco, esattamente si fa la stessa cosa in Ayurveda, e quindi già una postura come questa vi pone nelle condizioni di non riuscire a riempire completamente lo stomaco, di non andare oltre la misura. C'è questa famosa frase in Ayurveda che dice Sarvam Atimatram Doshaya, dice tutto ciò che è al di là della misura porta a danno. E Doshaya, no? questo termine proprio che troviamo anche nella nostra cultura, dis, dus, disordine, disarmonia, disagio. E quindi per evitare proprio di mangiare troppo, questa postura rappresenta proprio la postura ideale. Certo, per noi occidentali è un po'
è un po' strano, no? Assumere, dice, beh, mangiamo tutti per terra sul tappeto. Però se ci pensa, ai bambini piacerebbe un sacco mangiare in queste condizioni. Penso proprio di sì, no? Penso proprio di sì. Se volessimo fare una sintesi, prima di salutarci, perché non mancano molti minuti, quali sono i pilastri essenziali su cui si basa questo sistema? Allora, essenzialmente, quindi abbiamo parlato soprattutto di cibo, soprattutto di digestione, quindi questi due principali personaggi, colui che mangia e il cibo, devono entrare in relazione. Quindi sicuramente il cibo è un elemento fondamentale, è un cibo per noi non è solo ciò che proviene dall'alimento, ma è il cibo anche ciò che proviene dall'esterno, quindi circondarsi anche di una buona luminosità, quindi stare fuori al sole, di una buona qualità dell'aria, quindi stare all'aria aperta, stare in mezzo ad alberi, tante piante, più piante ci sono meglio è, e qui l'udito, quindi essere a contatto con qualcosa di piacevole, proprio a pensare, probabilmente tra qualche anno i rumori delle città verranno trattati esattamente come adesso vengono trattati i virus, probabilmente. Ebbene, quindi tutti gli organi di senso devono ricevere un nutrimento ottimale. E poi, come secondo pilastro, ovviamente il sonno, una migliore qualità del sonno. Come potenziare e rafforzare la qualità del sonno in modo tale che una persona si possa svegliare la mattina e poter dire, oh, adesso sono pronto per affrontare la giornata. Perché purtroppo la natura ci mette anche nelle condizioni di non ricevere la medaglia d'argento per chi arriva secondo. E quindi noi tutti i giorni dobbiamo cercare di combattere non solo ciò che sta fuori, quindi come in questo periodo, ma anche quello che abbiamo dentro, cioè i cosiddetti nostri demoni interiori, i nostri problemi, le nostre paure, no? Superarli. Per cui avere una buona qualità del sonno rappresenta un elemento essenziale. Cenare in modo opportuno, assumere una certa quantità di cibo a cena, ma senza esagerare, in base poi all'età decidere quanto, come e che cosa mangiare, e poi andare sicuramente a letto presto e svegliarsi presto. Ecco, questo è un elemento fondamentale. L'Ayurveda non prevede il fatto di veglie notturne, eccetera, questo portano ad essere i problemi. Ma in realtà non lo dice solo l'Ayurveda, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio da studi dello IARC, che è l'ente che si occupa proprio della valutazione della tossicità delle sostanze, definisce proprio il lavoro notturno come mediamente cancerogeno. Per cui se fosse possibile cercare di migliorare questo aspetto, ecco che questo potrebbe avere delle ripercussioni immense a livello sociale. E poi, come ultimo pilastro, ebbene, è l'uso corretto dei sensi. E questo è, diciamo, l'ultimo pilastro, però anche questo particolarmente complesso, perché prevede il fatto che in tutti i nostri organi di senso, la vista, il gusto, il tatto, l'olfatto, debbano essere nelle nostre mani. Quindi non devo essere attratto da un cibo particolarmente dolce perché mi piace troppo, perché dopo porterei un disequilibrio nella mia fisiologia perché eccedo in un determinato sapore. Non devo fare delle pratiche fisiche tali da poter minare pesantemente la mia salute, per cui devo trovare proprio questa via di mezzo, questo buon utilizzo dei sensi risulta essere un elemento fondamentale. L'Ayurveda suggerisce delle tecniche di meditazione, tecniche che sono in grado di acquietare la mente per far sì che la mente riesca a percepire anche i minimi cambiamenti, per cui cercare di avere proprio una vita più spirituale è, diciamo, quello che potrebbe essere definito il consiglio maggiore. Le religioni sono tante, la spiritualità è una sola, in base a quello che uno decide di fare, ovviamente questo rappresenta per l'Ayurveda proprio un pilastro fondamentale della vita. Curiosamente, dato che questi sono i tre
pilastri fondamentali. Curiosamente, per la geroscienza, che è la più evoluta tra tutte le scienze mediche, dice che i pilastri dell'invecchiamento, i pilastri delle malattie sono solo 6, 7. Quindi, per cui 3 o 7, diciamo, anche la scienza moderna è arrivata a postulare il fatto che le basi fondamentali dello squilibrio siano essenzialmente poche, molto, molto poche. Quindi, se noi riusciamo a prendere sotto controllo questi pochi fattori di rischio, in realtà non solo potremmo rallentare il processo dell'invecchiamento, ma potremmo impedire l'insorgenza di tutte le malattie età correlate. E questo, a mio avviso, è qualcosa che è eccezionale, perché mette proprio in relazione quello che è l'antica cultura del passato con la recente ricerca scientifica, che proprio collimano perfettamente, si abbracciano verso proprio una verità unica che è poi la portata di tutti. Dottore, io direi che è il caso di dire, come era detto la puntata per la volta scorsa, insomma, quando lei era venuto, che insomma l'Ayurveda proprio come scienza di vita. Oggi abbiamo visto sì. Nella vita di tutti i giorni, però è proprio la scienza di vita. Per stare in salute, per prevenire e per rallentare il processo di invecchiamento. Il tutto con alla base ovviamente l'alimentazione. Noi siamo arrivati alla fine anche per questa puntata. Dottore, io la ringrazio tantissimo di aver accettato di essere qui anche questa volta. Ringrazio tutti i telespettatori che ci hanno seguito da casa. Do appuntamento alla settimana prossima, sempre martedì alle 21, e auguro a tutti una buona serata. A presto. Arrivederci.